Io sento in generale nella mia vita la responsabilità per quasi tutto, no? Per cui chiaramente cerco di fare il mio lavoro con più coscienza possibile per quello che voglio e decido di trasmettere, no? Chiaramente per quanto mi riguarda il senso di responsabilità è condiviso sia dall'artista che dallo spettatore che accoglie l'opera in qualche modo. Molte volte il mio lavoro va proprio a lavorare su questo senso di responsabilità nello spettatore. Anche di affidargli in maniera incosciente o invece molto fiduciosa una parte dell'opera d'arte, che può essere la fruizione di una performance piuttosto che consumare proprio l'opera d'arte. E mi riferisco al lavoro che ho mostrato prima, Variazioni per voce. Ci sono questi tre fonografi su cui è registrata la mia voce su cilindri in cera. L'opera si attiva sotto richiesta del visitatore, che deve essere consapevole che ogni volta che lui attiva l'opera d'arte la consuma. Quindi in qualche modo lui ha la responsabilità di mantenere o consumare e distruggere l'opera d'arte stessa. Per cui, ecco, cioè, facendomi questa domanda hai toccato proprio un punto che per me è fondamentale in questo momento. Che cosa significa avere la responsabilità di quello che si fa, di quello che si è e di quello che si dona anche all'altro, rendendolo consapevole di quello che ha per le mani. E penso che molte volte purtroppo in Italia soprattutto non si ha più questa consapevolezza di che cosa si ha per le mani, no? Che sia arte, ma qualsiasi cosa a cui si dà un valore, un sentimento, un bene comune, no? Per cui molto importante. Durante la residenza al Macro sono stata molto attratta dall'idea di sviluppare un progetto sulla censura musicale in Italia. Quindi, diciamo, mi sono confrontata con l'ex Discoteca di Stato, che è l'archivio di tutta la musica italiana, praticamente, che è Roma. Questo archivio nasce come ente censorio durante il fascismo, cioè tutti gli artisti, i musicisti mandavano i loro vinili e loro decidevano se divulgarli o no. A oggi questo archivio è un edificio fantasma, nel senso che tutto questo patrimonio non viene più consultato da nessuno. Quindi in qualche modo volevo recuperare la loro funzione, anche in maniera simbolica, di censori e farli diventare produttori a oggi dell'opera. Di fatto l'opera mi hanno aiutato loro a produrla. Loro hanno tutta una parte legata alla conservazione dei primi supporti audio. E quindi mi hanno messo al corrente di questi cilindri in cera fantastici su cui Edison, negli anni 70 dell'Ottocento, iniziò a incidere proprio la voce, non tanto come musica o qualcosa da ascoltare, ma quanto per conservare la voce come testimonianza, quindi parenti morti o messaggi, non so, di lavoro, la segretaria, il capo. Una cosa semplicissima che ho fatto e che riflette l'esperienza della censura, non tanto andando a toccare l'archivio di per sé nel suo contenuto, ma è un lavoro esperienziale. Semplicemente ho registrato dei vocalizzi della mia voce, 2 minuti, su questi cilindri in cera. Il suono viene diffuso attraverso i fonografi. E ogni volta che l'opera si ascolta, lo spettatore è consapevole che lui deve attivarla e ogni volta la cera si consuma, quindi modificando la qualità sonora, ma anche mangiandosi una parte dell'opera. A me interessava proprio riflettere su che cosa vuol dire censura. Allora, tu spettatore hai questa responsabilità, la censuri o no l'opera? La censuri o no la voce dell'artista di per sé? Affiancato a questo lavoro, ho fatto una performance invece che ha molto più a che fare con materiali d'archivio. Ho invitato violoncello e contrabbasso a riproporre una serie di brani di musica italiana censurata da fine 800 fino agli anni 70 del 900, censurata per diversi motivi, morale, religiosa, politica, non mi interessa. Ho deciso di coinvolgere violoncello e contrabbasso perché hanno la forma di un corpo umano. Semplicemente ho applicato una linea di fuoco sull'archetto con cui loro suonano. Loro suonano questo repertorio di musica finché, diciamo, l'archetto non diventa troppo caldo. Quindi la qualità del suono e della loro performance è completamente compromessa dalla presenza del fuoco. Il gesto che loro fanno è quello di un taglio molto netto.
sempre l'interazione deve essere visibile, no? Cioè, con interazione intendo qualcosa che tu fisicamente devi attivare o di cui fisicamente devi essere parte. Può essere anche un'interazione spirituale in qualche modo, no? Anche semplicemente un'opera che ti fa riflettere fortemente su un qualcosa richiede un'interazione. Un'interazione o anche se vuoi una cooperazione di intenti, una condivisione di intenti. Poi chiaramente nel mio lavoro la partecipazione e l'esperienza sono i due fattori su cui io che attivo maggiormente. Se penso ad esempio a alcune performance Gold, che è questa performance che io faccio con 3-4 falconi in questo spazio, invito lo spettatore in uno spazio buio, allo stesso tempo sono invitati anche questi falconi. Lo spettatore non si accorge subito della presenza di questi animali, dopodiché loro iniziano a volare come predatori e in questo senso io richiedo allo spettatore di essere vicino fisicamente a una delle più intime paure, no? Perché sono uccelli rapaci che volano ad altezze mostruose e di cui noi normalmente non possiamo avere un contatto fisico, una vicinanza. Di conseguenza rappresentano una paura. Un qualcosa che non conosci. In questo caso, appunto, partecipazione per me vuol dire ok, mettiti vicino alla tua paura più intima. Io ti richiedo questo. Poi è chiaro che non è una paura obbligata, lo spettatore può uscire se vuole. È una partecipazione consigliata in questo senso. Se prima, chiaramente io facevo ricerca, no? Andavo a vedere le mostre, viaggiavo molto, leggevo molto. Cinema, tutto quello che un artista può fare, e con la maternità tutto questo viene spazzato via, cioè nel senso che non hai più tempo e nel lusso di avere appunto del tempo in cui puoi fare questo tranquillamente. Ad esempio, leggere per me è una cosa difficilissima adesso. E quindi ti nutri di altro, poi magari fra, non so, 2 anni mi nutrerò di altro ancora. In questo momento la realtà ha preso piede, no? Per cui l'esperienza quotidiana, quello che io osservo vivendo. E chiaramente questa condizione deriva però anche di anni chiaramente di studio, di osservazione di altro. Però diciamo che è osservare la realtà che mi ha sempre ispirato di più. Diciamo che lo spazio prevalentemente che mi ha ospitato proprio per la produzione in questi anni è stato Centrale Fies, grazie al quale ho sviluppato tutta la ricerca performativa. Senza di loro non avrei proprio potuto farlo in questo paese, ma forse neanche in altri. E quindi chiaramente ho usato anche i loro strumenti, che sono quelli teatrali, proprio anche dalle tende del teatro stesse, no? Ho fatto anche un'installazione fatta soltanto di tende teatrali. E sicuramente lo trovo familiare il fatto di sforare anche in altre discipline, mi interessa anche la musica, il teatro, cioè non vedo, non sento la necessità di mantenere i confini, anche se per molti invece è un punto di forza, un punto di sicurezza. Non credo che in futuro questo ci sarà più, credo che i confini cadranno definitivamente. Quindi agisco seguendo il mio buon auspicio in questo senso. E anche nella cucina è così, è come se decidessi che mi piacciono determinati ingredienti e poi li mixi nella pentola e dici vediamo cosa salta fuori. E quindi in realtà è la casualità che domina il mio lavoro, no? Chiaramente decidendo di proseguire nello sviluppo del lavoro dando così tanta importanza alla casualità, c'è anche un alto rischio, che poi è quello anche che forse mi piace di più, cioè il fatto che io non ho il controllo completo su tutto e che potrebbe essere un lavoro catastrofico come un lavoro invece che cammina con le sue gambe. E ci sono dei lavori appunto dove ci sono dei rischi più o meno alti, chiaramente dal mio punto di vista sono sempre altissimi. No, proprio rischi fisici o rischi che il lavoro non regga, perché è basato su anche condizioni umane, cioè appunto
tutti i miei performer giocano un ruolo molto reale, sono loro stessi, con le loro fragilità fisiche, psicologiche. E quindi io mi prendo questo rischio della casualità, o non tanto casualità, ma di dargli la responsabilità proprio, no? Di dire: ok, io ti affido il mio lavoro, decidi tu come vuoi portarlo avanti in questo senso. A me basta questo. Uno degli ingredienti del mio lavoro è proprio l'emotività. E quindi l'emotività viene tirata in ballo anche da un coinvolgimento umano, e il coinvolgimento umano richiede rischio. Ce ne sono stati tanti di punti di riferimento. Sicuramente Chiara Guidi della società Sraffa e Lo Sanz è una persona con cui io amo confrontarmi. È una persona di un'altra generazione che sicuramente ha uno sguardo e una profondità nella sua disciplina che in qualche modo mi sta anche aiutando, no, a sviluppare determinati aspetti del lavoro. Ecco, mi sentirei di tirarla in ballo in questo senso, sia per la stima che nutro per lei, sia proprio anche come sviluppo del pensiero. Non lo so se le altre vite sono belle, perché io conosco solo questa vita qua, quindi cioè, diciamo che è la vita che sto cercando di costruire attorno alle mie esigenze, e quindi in continuo divenire, con i suoi alti e i suoi bassi, no? Ogni tanto è fatica per me coniugarla alla realtà. Realtà significa vai a fare la spesa, iscrivi tua figlia a scuola, fai tutte queste cose che mi pesano moltissimo, no? E io vivo molto più nell'etere, nell'acqua disciolta. Però, indubbiamente, se non mi piacesse non lo farei, no?